questi ragazzi sono in fila per comprare la droga. Siamo a Milano, quartiere Corvetto, ci troviamo a 10 minuti dal centro. Eppure qui c'è il più grande supermercato della droga del nord Italia. Un giro d'affari che ogni anno frutta milioni di euro e che viene gestito in prevalenza da marocchini albanesi. Trovare la droga qui è un gioco da ragazzi. Basta entrare in un bar per essere avvicinati subito dal primo spacciatore. E vieni fuori. Il pusher ci invita ad entrare nel locale e quando siamo al bancone ci offre una busta di cocaina. Prezzo 50 euro. Tu ci sei sempre, comunque, ma sei sempre in questa zona o ti devo chiamare? Devo chiamare. Ok. Corvetto è un groviglio di case popolari in cui convivono su tante etnie diverse. Povertà, immigrazione e mancanza di controlli hanno trasformato questa zona della città in un vero e proprio far west che tiene i residenti sotto scacco. Percorrono questa strada qua. Lo spacciatore li aspetta in fondo. Sì. Noi abbiamo le finestre, quindi vediamo. Poi in questa zona qui abbiamo trovato anche delle siringhe. E poi vediamo un po' di gente che passano di qua, che arrivano e vengono a comprare in questa zona qua. Vede, se si inquadra dall'altra parte. Sai per caso se qui in questa zona si spaccia? Non sei italiano? Ma la situazione più esplosiva la troviamo alla stazione di Rogoredo, uno dei centri di spaccio più frequentati in questa stradina adiacente ai binari. Ogni giorno qui arrivano tra le 500 e le 700 persone in cerca della quotidiana dose di veleno. Basta fermarsi qualche minuto per assistere al via vai di tossicodipendenti, molti giovanissimi. Per capirne di più ci fingiamo anche noi tossici, andiamo in stazione con una telecamera nascosta. Appena arriviamo veniamo fermati da un ragazzo che ci chiede dei soldi. Non ce l'ho monete, voglio andare a prendere della roba. Dove devo andare? Dove ora con la roba? Lo seguiamo in un sottopassaggio che porta ai binari del treno. Tengo 36. Ma vivi per strada? Sì, per qua. C'è 5 minuti. Questo è dove si pone in caffetteria? Ahí. Sì? Ahí. Non mi va male perché mi dà moneta. L'altro dia 20 euro. C'è un bel via vai di gente. Bambini. Ci sono dei bambini. Bambini. Minorenni che vanno a drogarsi. Si fuma cocaina e roba. Dopo 10 minuti arriviamo davanti alla tenda di questo ragazzo marocchino che abita tra i binari del treno. Ci invita a proseguire verso sinistra. A terra c'è di tutto. Siringhe, bottiglie, pezzi di ferro. Qualche centinaia di metri ed ecco il quartier generale degli spacciatori. Dai, 2 punti di nera e 1 euro di resto. Dammi alluminio, in medio grammo, ombre. Appena arriva il mio turno, i pusher notano la telecamera. Cos'è questa? Camera quella. Ma stai scherzando? Vuoi, se vuoi controllare la borsa ti faccio controllare. Fortunatamente riesco a cavarmela. Dietro di me si è creata una lunga fila di ragazzi che aspettano il loro turno. Non possiamo mostrarvi i loro volti, ma molti hanno l'aria di essere giovanissimi. Tanti qui sono malati, come il ragazzo che ci ha accompagnati, mentre fuma sulla carta stagnola la sua dose di eroina, con un'espressione di dolore sul volto, ci mostra le piaghe che ha sul corpo. Sto super stanco, stanco, stanco. Questo inverno, tutto il corpo scabbia. Mamma mia. E scabbia, un'infezione contagiosa della pelle che colpisce senza tetto. Tutto intorno, come anime dannate dell'inferno, ci sono ragazzi che si bucano in ogni parte del corpo.
è la città invisibile di Corvetto, un'isola infelice a pochi passi dal centro di Milano, dove si vive inseguendo quella dose che non basta mai.